piacere, Olimpia. Olimpia, molto piacere. Piacere. Quella è la mediateca, lì a destra. Questa è la mediateca, dove si sta facendo questo lavoro di ordine. Questa è la locazione di materiale produttivo. Questa è proprio una sorta di polo. Palazzo delle Arti nasce come centro di documentazione, in effetti. Sopra. Quarto piano c'è una cosa, era stato dato in utilizzo alla Fondazione dell'Architettura di Siola. Eh sì, ma questa cosa... Sono in fase di, diciamo, di trasloco. Quindi smobilitano. In realtà non era stata mai assegnata, era soltanto un impegno del vecchio assessore, insomma. Solo questo. Sono solamente utilizzabili 2500 metri quadrati su 6000 metri quadrati come spazi, no? Tutte quelle cose per i giardini, per esattamente, esattamente. Faccio spazio utilizzabile per 5 circa, al bagno. Su 6000 sono 2,7. Spazio scoperto, no, palazzo. No, è chiuso perché quello si restringe il palazzo. Poi c'è il soffitto col deposito. Ma quindi no, perché altrimenti l'intera superficie non mi spiegavo. No, è più stretto. Uno spazio del palazzo. La professoressa faceva delle collaborazioni con faceva mostre dentro il palazzo, cioè dava, come dice, una convenzione per fare le attività nell'interno con la fondazione. E per questo motivo è ben uso questo. Adesso in allestimento, c'è la mostra per vedere questa più grande sul teatro contemporaneo. Il piano di sopra è uguale a quello di sotto, adesso vedremo con la mostra. Sono solo spazi espositivi. Sì, questo è il FAN, è il centro di documentazione e archivi. Spazi espositivi, e noi abbiamo aggiunto questi focus sull'infanzia, sull'arte, grandi difficoltà. Lo stiamo più utilizzando, concedendo appunto possibilità di realizzazione mostri in questo spazio. Facciamoci un... Ma la goccia è arrivata o non è arrivata? Lì c'è lo spazio una biblioteca, diciamo, punto lettura del bambino. Quindi è stabilmente attrezzato in questo modo. Ma i bambini? Antonella, c'è cioè, con la tua ombra. Buongiorno.
ironica, è ironica. Perché? Nicky Mao? Francesca Bertinotti, Adolf Hilton, Rita di Sciascia, questa è fortissima, sono meritato qua. Ma per Luisi, ammetta. Potrebbe Luisi è Andy Warhol, fantastico. No, Ilona Stalin è bellissima. Manco te lo faccio. Franco Franco. Francesca Bertinotti. Freud da Steph, guarda, no, notevole. Qua c'è una sala che forse è tra le più belle della assessore. La sala dei finestroni, molto bella. Ma guarda, io non l'avevo mai visitato il PAN, veramente eccezionale. Poi c'è questi spazi anche interni che sono veramente molto belli. Sala dei finestroni, perché ne sono quattro in sequenza. Era nominata così in sala dei finestroni. In realtà tutte le sale hanno poi una codifica numerica, però è molto fredda. Alla fine nell'uso comune questa è diventata la sala dei finestroni. Cioè, che dà su questo pezzetto di giardino, che pure se dopo poi scendendo ti voglio far uscire, che in realtà si ricongiunge alle terrazze anteriori, se la proprietà da Osso ce la facesse fare, perché abbiamo gli stacchi di intonaco, è in corso tutta una iniziativa per invitarli a mettere in sicurezza l'intonaco della facciata della proprietà. Però è molto bella come cosa, che si crea proprio un circuito che porta le terrazze che sono luminosissime, che stanno molto molto curioso. Questa è stato onomastica all'incontrazione, sì, si è amato, dico lo squallore, vado via. No, la cosa bella è proprio l'ironia, una delle caratteristiche di questa, la rende bellissima, c'è cioè una discreta affluenza, una discreta frequentazione di pubblico. Certo, questo palazzo deve essere messo alla rete. Un appartamento qui, insomma, non vi dispiacerebbe sicuramente. Fabio, scusa, tu parli di 6.000 metri quadri compreso anche le terrazze. Ho calcolato tutte le superfici. Ma come superficie, diciamo, poi alla fine utilizzabile. A vario titolo ne abbiamo calcolate circa 2.700. Che poi devi levare quelle degli impianti, il deposito del quarto piano. Ma questi spazi potrebbero essere utilizzati anche nel periodo estivo? Ma sono stati utilizzati, che io sappia, certo, in passato. L'unica cosa è che per esempio qua abbiamo questa... Attenzione che il bordo è tagliato. Vedi, anche arrugginito di schiamo. La scala di emergenza che poi ha accesso alla sala pane. Qui. Sono tre i bidoni di esodo, diciamo. Le vie di esodo sono tre. Ce n'è una centrale che è lo scalone monumentale. Poi ce n'è una a sinistra e una a destra. Questo è qui case di calcina. Attenzione. Mm. Questo però è molto bello perché in realtà... Se c'è il palazzo d'Avalos su questo... Sì. Posto. Molto bello perché in realtà da questo è possibile immaginare allestimenti estivi all'aperto, da questo passaggio si accede poi alla terrazza su Via dei Mille, cioè, che è straordinario. Cioè. Questo collegamento è molto... Al momento non è possibile. Al momento non è possibile perché in corso abbiamo interessato gli uffici tecnici, ma precedentemente anche che era stato fatto. Loro sono i due funzionari della struttura, quindi è mai il DIC della questione quadrillare, tanto tu sono, non lo so, il dirigente del servizio programmazione e progettazione culturale, ingegner Pevola e il Guglielmo Esbic dell'area amministrativa.
Io sono telegenetico. Via di primo piano. No, Fulvio Frezza sta al terzo piano. Allora stiamo al primo piano, Fulvio. Primo piano, sì, prendo l'ascensore. Scusa Fabio, c'è Fulvio Frezza, dice che sta con Fulvio. Sì, primo piano. Allora dove stiamo? Primo piano. Allora stiamo al primo piano. Prendo l'ascensore centrale. Prendi l'ascensore centrale, ok. Vieni dalla squadra dei servizi pulizia e amministrazione. Invece a Lorenzo, grazie alle palmiere e la commissione per tutta il mondo. Un'altra delle, la seconda delle tre funzioni che svolge Napoli Servizi. La terza funzione è la sorveglianza, garantita H24, 7 giorni su 7. Vado a prendere. Aspettiamo un attimo Fulvio qui, se no non perdiamo l'altro. No, andiamo in grado, sabato lì. Sì, ma ci sono questa bella sensazione delle attività che si fanno qui al PAN, per giusto dei consigli che siano direttamente. Sì, il PAN nasce come centro sia espositivo che di documentazione delle arti, quindi ci sono dei piccoli passi che si fanno in questo senso, c'è una biblioteca già aperta, dobbiamo fare in modo che l'archivio diventi funzionale anche alla serie di esperienze della città che già lavorano in vari campi dell'archivale, sia dal punto di vista della fotografia, del teatro, dell'arte stessa. Il sogno è quello di poter avere un archivio complessivo che sia appunto un riferimento e un utilizzo diretto della cittadinanza di questo museo. Sì, il PAN è un istituto della contemporaneità dedicato all'arte nella sua trasversalità, nella sua forma più diversa, che sia anche luogo partecipante da varie generazioni, oggi i bambini, stasera gli adulti, i critici d'arte. Un luogo che deve vivere attraverso la varietà delle esperienze, ovviamente occorrono risorse perché dobbiamo anche realizzare grandi e importanti mostre e su questo ci stiamo impegnando, avere anche i contatti internazionali che ci consentono di lavorare in questa direzione. Dai, qualcosa. No, è che veramente riferimento, è un po' di tempo che assolutamente no, sono rimasta con l'assessore Antonio Di Nocera che ci incontreremo naturalmente una seconda, adesso faremo una commissione permanente a Via Verdi per discutere appunto di progetti, se qualcuno ne vorrà portare ben venga, insomma, progetti che poi che arrivino a buon fine naturalmente. Grazie. Vedere insieme cosa fare per poterlo mettere a reddito. È un palazzo molto bello, è la prima volta che io vengo qui e l'ho visto. Sono stata a una rappresentazione di un libro nel mese di dicembre, però non conoscevo tutta la struttura. Ed è una bellissima struttura, naturalmente dobbiamo trovare anche il sistema, cioè dobbiamo trovare il modo per metterlo a sistema, insieme con l'assessore. Pochi giorni fa c'è stata un incontro, un'assemblea tra gli operatori, gli artisti. Sì, io purtroppo non c'ero perché quel giorno avevo commissione a Via Verdi, non ero presente, ho sentito, ma
non è che mi sono, cioè non è che approfondito. Naturalmente tutti hanno le loro ragioni, questo è poco ma sicuro. Dobbiamo trovare insieme, ripeto, in questo momento il problema è molto 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 serio e naturalmente per metterlo, ripeto, a sistema dobbiamo trovare anche gli sviluppi e trovare anche delle soluzioni con dei progetti. Questo palazzo deve vivere anche perché è ubicato nel centro del cuore della città. E Via dei Mille la conosciamo tutti, è un posto bellissimo, naturalmente dobbiamo trovare le soluzioni per il bene di tutti naturalmente, anche della città soprattutto. Grazie. Vivere con i proventi che vengono da iniziative, mostre, itineranti, si possono fare tantissime cose, servono i progetti. Grazie la mostra di Mondiglio, che è un evento eccezionale della città, essendo la prima volta che viene esposto il maestro del monismo sul cartoon a colori. E lui è venuto anche qua il 25 febbraio appunto con l'inaugurazione, è stata una cosa molto emozionante. Ecco, il PAN, come vedete, è un bellissimo spazio, 6.000 metri quadri a Via dei Mille, una straordinaria struttura ristrutturata con un progetto prezioso della sovrintendenza, un bene monumentale che dal 2004 diciamo, è destinato a una funzione di Palazzo delle Arti in quanto centro di documentazione delle arti, quindi biblioteca, archivio, luogo di condivisione di materiali, oggetto di studio, anche di sperimentazione, e sale espositive che sono al primo e al secondo piano, i main floor del palazzo, dedicate appunto alle esposizioni che possono essere da quelle più diciamo così, territoriali, portate appunto da artisti locali, da esperienze locali, a quelle più straordinariamente internazionali che ovviamente necessitano di risorse adeguate. Spazio finanziario in cui noi quest'anno non siamo riusciti assolutamente a muoverci, però abbiamo lavorato sull'idea di far vivere ogni spazio del PAN, quindi dando la possibilità di fare giù questa piccola sala che è diventata più cinematografica grazie a degli accorgimenti tecnici. Abbiamo messo i tendaggi, abbiamo migliorato l'acustica, abbiamo migliorato il sistema di produzione e quella è diventata una vera e propria saletta di cinema dove ogni pomeriggio, 3 giorni a settimana si proiettano i classici del cinema, quindi film della storia del cinema, le persone della zona vengono e guardano i film. Poi abbiamo appunto lo spazio delle sale espositive, uno spazio dedicato all'infanzia che può venire alle mostre e fare dei laboratori sull'arte, e infine una grande capacità di accoglienza, di presentazione libri, conferenze, dibattiti. Università ci chiedono gli spazi per fare questi dibattiti, enti, associazioni. In questa fase stiamo procedendo sul principio di accoglienza anche per far conoscere il luogo, perché non tutti poi vengono qui e non sapevano che c'era questo palazzo. E questo è utile. Ovviamente ci dovrà essere una fase nuova in cui, come abbiamo già predisposto con gli atti insieme ai dirigenti, per il nuovo bilancio una parte degli spazi sarà messa a reddito, nel senso che sarà data con il principio di utilizzo, però con una forma reddituale. Questo è il principio appunto. Cioè un'istruzione di domanda a servizio individuale, sì, praticamente. Servizio pubblico e domanda individuale. Sul 60% sulla percentuale degli spazi, perché comunque il carattere pubblico espositivo, certo, deve essere conservato. Quindi se c'è una mostra che l'amministrazione vuole fare, c'è un valore, si fa, diciamo, prescinde dall'affitto. Se invece si ritiene che si possa fare un passo in più, fare come anche negli altri grandi musei di grandi città sta succedendo, che di sera
c'è il dato ente o la data attività, diciamo, di qualità, quello potrebbe essere un marchio importante che vuole fare un'iniziativa che connette l'arte al, a una festa, a un reading, a un party, questo potrebbe essere concesso in forma abituale. Naturalmente, sempre legata all'arte e a una, diciamo, condivisione rispetto alle scelte dell'artista, che non significa poi dirigismo assolutamente, ma non perdita di identità, questo è il rispetto alla destinazione del palazzo. Anche perché un palazzo credo che costi come lancio sia abbastanza, i costi abbastanza milioni di euro. Sì. Ma quanto pagate, ad esempio, di energia elettrica? Quanto quasi 70 euro. Ma una possibilità di mettere i pannelli solari, stiamo verificando, per cercare anche di abbattere un attimino i costi. Cioè, la sostenibilità economica. Esattamente. Nel programma di presentazione del PAN il 2 settembre c'è un intero capitolo di questo programma dedicato proprio al Green PAN, nel quale si fa riferimento proprio a tutte queste opportunità. Però sono tutte un lavoro da mettere in campo attualmente dal punto di vista delle risorse umane, sulla struttura, l'amministrazione non riesce ancora a garantire quello che è una necessità fondante per avviare un progetto anche di sviluppo come competenze come, e questo pensate che appunto fino a giugno, fino al 30 giugno qui c'erano un dipendente esterno e il doppio il doppio dipendente perché c'erano sei esterni con professionalità specifiche. Adesso invece attualmente la metà, esattamente la metà, c'è un funzionario che risolve i problemi, non so, con tanta buona volontà, con tanta buona volontà c'è un factotum, c'è fate tutto praticamente. Un posto. C'è grande disponibilità, grande motivazione, tutti i dipendenti comunali, devo dire francamente. Beh, c'è una sinergia del si è fatto di tutto di più. Però proprio per con questo status non si può ambire ad un processamento più internazionale, più, cioè stiamo lavorando su uno stato qualitativo per la città comunque, perché è uno stato molto partecipativo. Però accedere a mostre di livello internazionale in questo momento la mezz'ora un po' contentissima, a meno che non vada attraverso bandi europei, e poi qualche anno. La prossima mostra che faremo che racconta la storia della città contemporanea, forse superata, con le foto di Cesare Accetta, quindi un bando potro, con grandi difficoltà sta riuscendo a portare avanti, e sarà un elettore della città. Però strutture come queste in altre città avrebbero un bilancio di 4-5 milioni l'anno, non lo metto in dubbio. Il costo è circa un milione di costi, escluso personale, tutto spese in gestione, sia Napoli Servizi che personale comunale, computato in questo costo. L'unico vero costo qui è il personale, abbiamo il costo al metro quadro. Prima per esempio c'erano molte esternalizzazioni, cioè quando il PAN aveva dei budget, diciamo, molte esternalizzate, cioè si creavano mostre, venivano incaricate delle società esterne, non venivano fatte organizzate, si stava facendo un esterno. Ma l'incidenza di costo del personale sul milione? Sono circa mezzo milione di euro a Napoli Servizi, circa 350.000 euro il personale comunale. Però tieni presente che una novità sono per i consumi e le piccole manutenzioni. Stiamo introducendo una novità, che abbiamo chiesto a Napoli Servizi, invece di avere l'H24, che ha un costo notevole, cioè la guardiania, di fare la montazione dell'impianto di videosorveglianza, perché attualmente non c'è in carica al comune chi fa l'impianto di videosorveglianza, chi fa la montazione di questo impianto, e quindi sostituire il costo ovviamente un bel taglio, il costo del personale. Precisiamo anche una cosa, che il personale, non essendo più un servizio autonomo, è personale del servizio cultura, il che significa personale in una sostanza fungibile, nel senso che sicuramente è destinato e indicato all'attività che si fanno qui, ma trattandosi di un'attività interna, no? Di volta in volta, a seconda delle esigenze, questo stesso personale poi finisce con essere anche funzionale ad altre attività svolte dall'amministrazione.
cioè dall'amministrazione nei termini delle esigenze espresse dall'assessorato. Quindi in buona sostanza, voglio dire. Voi siete d'accordo con me, credo che avete visto, che questo non può essere un'entità retta da un'unità, un servizio di certo, questo è una struttura museale oggettivamente, che ha bisogno di procedure dirette. Loro lavorano con grande fatica, io devo dire, veramente si fa grande fatica a connettere un servizio che un dirigente che già ha una complessità di cose, che sono tutta la vegetazione culturale, con l'attività. Due servizi che quindi io una cosa cioè, fino a giugno qui c'è no, più un terzo che questa alla fine. Sì, cioè sicuramente questa è una struttura che può vivere di luce propria, indipendentemente da portare luce anche ad altre. Ma la cosa che mi lasciava per questo è questa cosa del bookshop, del fitto di quei locali per imponente cifra di 600 euro al mese. Insomma. Però quello è un rapporto con... Dico, peccato non avevo saputo prima, perché... Tra l'altro quel bookshop stava su una via di fuga. Ma volevo capire una cosa, ma era un fitto insomma, perché inizialmente doveva essere ospitato negli altri locali, che non abbiamo visto poi. Allora, sarei curioso di vederlo. Gli altri locali sono adesso spiego come c'è una situazione, lì c'è stata una gara vinta nel 2000. Sì, ma spiegare un po' prima. Ma una gara vinta con il prezzo migliore. Il prezzo era sempre quello. Era sempre quello. Allora, quella è una gara vinta per fare sia il caffè che la libreria. Okay. Poi è stato scorporato e la libreria si è fatta, il caffè non si è ancora fatto, c'è tutto E quei locali supposto. Adesso insomma sono chiusi, nel senso non sì. sono in uso, no. Che se ne fa di quei locali? Dove doveva venire il caffè? Dove doveva venire il caffè non è venuto. C'è ancora un contenzioso in corso. C'è un contenzioso con l'amministrazione? Tra l'amministrazione e la ditta incaricata che ha avuto il bando, che in teoria avrebbe fatto anche dei lavori e che deve mettere. Però per precisione non è che c'è proprio già un contenzioso, c'è una trattativa in corso. Una mediazione. Non c'è ancora una mediazione, un'attività di mediazione. Una transazione, nel senso che loro avevano vinto la gara, avrebbero dovuto corrispondere un canone all'amministrazione e avere nella disponibilità l'utilizzo di questi spazi, se non che c'è stato appunto un eccepire da parte dell'aggiudicatario, che era un altro, ecco il motivo della scissione Electra che si è spostato perché poi c'era un altro soggetto, no, molto complicato. Alla fine è successo che una parte presente del Nati aveva intenzione e interesse a restare in loco e tutto sommato era anche funzionale, se tanto per dire, il momento in cui si facevano le mostre con la logica che si utilizzava prima, era necessario che ci fosse qualcuno per provvedere, affinché provvedesse alla vendita di cataloghi e quant'altro, che è una cosa che non possiamo fare noi direttamente perché mette in modo un meccanismo di, diciamo così, di attività commerciale che non compete all'amministrazione. Per cui si era trovata questa soluzione e si era scorporato questo fitto. Nel frattempo il contenzioso era rimasto in piedi perché da un lato c'era la disponibilità locali, ma con richieste ulteriori fatte da chi si era assicurato l'appalto. Ma nel frattempo non corrispondeva il caso, per cui adesso c'è questo contenzioso che sarà a breve risolto per ritornare alla normalità. La verità è che la collocazione, come si diceva prima, poi del bookshop era stato individuato in uno spazio sicuramente non molto logico funzionale, perché si trova su una via di fuga, però diciamo così, è stata un po' un'accelerazione all'epoca anche per cercare di dirimere quelle che erano situazioni incresciose che erano nate e per non determinarne la chiusura. Attualmente noi percepiamo un titolo per quello che ci sta allora, tra la direzione centrale, la ottava, retta dal... Deve essere conclusa la gara. Deve essere conclusa la gara e nel frattempo no. Devono dare gli arretrati. Gli arretrati e completare questa. Questa è la faccenda. È una questione che ha l'attenzione... Sapete almeno da quanti anni? Dell'avvocatura. Dal 2006-2007. Però queste sono faccende, dico la verità, che non ha curato nemmeno l'assessorato, non era competente l'assessore della cultura all'epoca, né della direzione centrale cultura, bensì era, diciamo, competenza di un'altra direzione, di un altro assessorato.
Ma io le sto descrivendo un po' la dinamica, la dinamica, io volevo aprire a luglio, pensavo di aprire a luglio, invece è che sulle azioni come queste probabilmente nelle piene dell'attività svolta dall'amministrazione ci sono tantissime, e che c'è maggiore visibilità. Perché il PAN oggettivamente nell'immaginario collettivo è una struttura straordinaria, una delle strade più belle di Napoli, allora perché non funziona, perché funziona o in che maniera funziona, ma viceversa, tanto bene, ci sono situazioni similari e forse anche più scabrose, non lo so, ma sicuramente più complesse, che riguardano altre zone del territorio cittadino, ma solo perché vivono in una zona di marginalità magari passano inosservate, questa è la ragione. Adesso però è in via, cioè dopo questi lavoro insomma di attenzione, di richieste continue, è in via di soluzione. Mi occupo del PAN di via De Mille come mi occupo della più assoluta vicenda ai margini di Ponticelli o di Secondità. No, no, ma assolutamente. Il problema è avere contezza. No, ma dopo che insomma dipende. No, beh, secondo me fanno, cioè l'avvocatura municipale che fa dorme su questa questione. Cioè dico, e peraltro chiedo scusa, questi locali occupati anche piano attico da questa sedicente associazione, o non so se ci sono atti scritti, insomma, per questa associazione, non vi sono dei locali all'ultimo piano occupati. Della fondazione di Siora, sì. Non sono attori, cioè sono stati liberati, quindi sono nella piena disponibilità. Sì, sì, ma anche lì, cioè, dire, cioè se vogliamo possiamo andare a visitarli. Sì. Sì, allora, giusto, se, giusto per capire se, in effetti cosa è stato fatto nel corso. Noi stiamo ancora cercando di liberarli, nel senso che abbiamo invitato, diciamo, cioè non c'è un atto, diciamo, c'è una consegna con una lettera. No, non c'è un atto, c'era stata. Questo è un ricordo, perché non la conosco direttamente come questione, se non avendola affrontata poi successivamente. Perché la fondazione, che non so come esattamente quale sia l'architettura, aveva contiguità per argomenti con quelle che erano le attività che vengono svolte qui all'interno, e ci fu tempo addietro una richiesta di collaborazione, tra l'altro supportata dalla fondazione e dalle presenze all'interno della fondazione, con un'ipotesi di consegna di materiale documentario molto significativo, naturalmente avendo la possibilità di trovare un'ospitalità e lavorando in, diciamo così, in piena collaborazione. Questo è il mio racconto, cioè il racconto che faccio io, che è il mio ricordo. Poi non so se sia mai stato formalizzato, perché era stata avanzata una richiesta, diciamo così, abbastanza significativa da parte della fondazione, poi non so, forse atti non ne sono stati predisposti. Non sono atti, neanche io ritengo che non è il caso, perché c'è una fondazione attività, quindi credo che proprio questa convenzione, dal fatto che fornivano una serie di materiali di consultazione per l'archivio e per la biblioteca, e quindi è nato così, assolutamente. Poi, modificare le cose non è tanto. Vengo, diciamo, a conoscenza di una serie di situazioni come queste, che sono poi frutto di una gestione precedente alla nostra, della quale probabilmente c'erano, tra le righe di tanti processi, c'era una serie di cose che non venivano fatte secondo dei canoni di totale trasparenza, perché questo è il risultato di tante cose, per cui chi c'era prima probabilmente non ha saputo gestire bene, non c'è stata una grande vigilanza da chi doveva vigilare, forse anche da parte dell'opposizione, ma non dico in queste critiche, perché riconosco solo tu quando hai lavorato per rendere migliori le processi. No, io parlo proprio della persona, non devo dire l'opposizione. Non credo, nei vari processi. Ma non c'entra tutto riguardo. No, per questo mi riguardo di persone e di situazioni, però credo che il nuovo processo che si è innescato, l'abbiamo visto subito, da quando si è iniziata ad affrontare il problema dei tutti passivi già delle strutture vicine al Consiglio Comunale, di altre strutture, la regolarizzazione del patrimonio che sta per avvenire, tutta una serie di altri ritorni a delle situazioni di pseudo normalità, che già doveva essere così la normalità, come quelle che descritte tu, penso siano un significativo passaggio verso una fase nuova, nella quale credo che tutti dobbiamo essere coinvolti, e fa bene tu a farlo notare, ad essere trainante in questo tipo di discorso, che è un discorso che ha una matrice politica, ma anche una matrice
fatica nei confronti della funzionalità e della flessibilità delle strutture. Ritornando al discorso che faceva prima l'assessore, quello della messa a reddito di alcuni locali, io fra l'altro impropriamente anche coinvolto da alcuni colleghi della municipalità, quindi sono stato relatore pure io con il personale assessorale di questa richiesta, perché credo fortemente che questo sia uno dei modi per rendere più fruibile la struttura del pubblico, più conosciuta, per attirare tramite altri meccanismi delle attenzioni che possano venire fuori non solo da associazioni o da cittadini, ma anche da strutture che hanno capacità economiche, quindi possono investire per realizzare delle altre attività all'interno del bagno, che come diceva giustamente il dottore è una struttura monumentale di elevatissima qualità, di pregio artistico e storico, per me è elevato, però i problemi che ci sono qui sono quelli legati poi anche alla manutenzione, perché una struttura, come tutte le strutture, oltre alla pulizia, al personale che c'è dentro, ha bisogno di una manutenzione continua del tempo, perché poi è chiaro. Indonaci, le strutture, tutte le altre parti che sono esposte e sono anche interne con la vedussava incontro delle situazioni. Il primo anno credo che sarà difficile, no? Se dovesse andare a reddito questa struttura sicuramente i soldi arriverebbero nel bilancio. Però la capacità politica credo che noi dovremmo avere tutti insieme sarà quella che nel prossimo bilancio, perché adesso non ce la faremo mai, di prevedere, di preventivare e consuntivare tutto ciò che è successo da quando andrà a regime questo meccanismo e cercare di fare in modo che una quota di questi proventi in qualche altro modo e tramite un giro di bilancio possano tornare ad essere degli investimenti sulla struttura, che se noi riusciamo direttamente non si può fare, però bisogna trovare, in questo penso che la capacità del politico sia fondamentale, cercare di creare un ritorno che poi sia un ulteriore investimento che sia il volano per far tenere questa struttura a regime in un stato di manutenzione, che possa poi eventualmente implementare delle altre attività e degli altri servizi, che possa avere anche più personale eventualmente. Certo, la riduzione del personale e l'attività di videosorveglianza sicuramente. Sicuramente io penso che ci sono dei costi fischi che non è possibile. E le utenze sì, si può incidere sulle utenze. Sì, con l'assessore Sotaro sta vedendo alcune cose sulle utenze. Sulle utenze, ad esempio, l'energia elettrica potrebbe essere la soluzione. No, si è fatto nelle scuole, ci sono in atto altri processi di razionalizzazione dei costi. Sicuramente. Ho parlato con il vice sindaco. In modo particolare se si dovesse pensare alla possibilità di approvvigionarsi energia in maniera più al passo dei tempi, ecco. Sulla presenza del personale fisico che possa o che debba sorvegliare, essere presente per Bragnani o se non altro anche per l'incolumità degli ospiti, di quelli che vengono, oggettivamente ci sono dei numeri dai quali secondo me non è possibile prescindere, no? Come per esempio l'esigenza legata a mantenere o alla manutenzione ordinaria una struttura come questa, diciamo così, ha un'incidenza maggiore per chi avviene straordinaria, perché il PAN è stato inaugurato nel 2004, se non sbaglio, 2005, sono passati sette anni, bene, la manutenzione naturalmente negli anni successivi non si è fatta perché godeva di ottima salute, però incomincia a mostrare, e quindi bisognerà, come l'altra cosa che io terrei a sottolineare, la messa a reddito, tutto sommato, questo chi ha contatti con la realtà può immaginare, è una sfida, cioè c'è un'area da contemplare, nel senso noi mettiamo sul mercato questi spazi naturalmente con delle caratteristiche e dei requisiti richiesti a chi poi ne utilizzerà. Beh, ipotizziamo anche, facciamo una previsione di spesa, di ipotesi di entrata rispetto ai giorni di fruizione da parte del soggetto terzo di utilizzatore, ma non è detto, visto recessione, difficoltà oggettive che ci sono, no? Quando si parla di consumi che arretrano, il PIL che oggettivamente non si muove, per cui io devo immaginare che questa cosa investa un po' tutti i settori e in modo particolare anche la cultura, che solitamente campa e vive di quello che è il sostegno pubblico, perché solitamente se non è affrontato per ragioni commerciali è fatto da quelle che lei
diceva giustamente, associazioni, soggetti che non perseguono a scopi di lucro, che sono soggetti che diciamo, lavorano nel terzo sistema, nel terzo settore, che hanno necessità della sponda e del braccio forte della pubblica amministrazione, che in questo momento oggettivamente soffre. No, per cui c'è una soffre al mercato. Che significa? Sì, quel mercato per questo no, dicevo, chiaro, per chiaro, esempio, significa, faccio un esempio, un amico mi diceva per tante cose, devo fare una festa di laurea, vorrei, ma non è che per caso la sala, bisogna strutturare. Guardi che per quella cosa lì ci ha provato il San Carlo con il FAI. Però solamente che mettere a disposizione per il San Carlo e per fornire una serie di servizi. Faccio una stata importantissima. Per cui alla fine, ed è il problema che vive. Vivrebbe anche questo spazio quando io faccio il al mercato, francamente, ma questa non è mia, la faccio il al mercato apposta in altri termini, ma a partire da una scelta per l'amministrazione. Io penso a realtà anche italiane, come Venezia o europee, a Parigi, con la Vuitton, mi viene in mente Vuitton perché tra breve ci sarà tra il 7 aprile la regata, no? Vuitton o Ferragamo o Prada, no? Sono must che non fanno solamente belletteria, non vendono solamente quel tipo di immaginario che ha molto fascinoso per le signore, e non solo per le signore, ma sicuramente fa anche altro nel campo delle arti, dell'arte moderna e dell'arte contemporanea. Vi invito a fare un giro e vedere allora cosa è possibile eventualmente ipotizzare e vendere a qualcuno e fare, ma questo appartiene, ripeto, a scelta dell'amministrazione, chiedermi Dio, perché escluderebbe una serie di cose, ma potrebbe consentirne altro. Qui torna aperto un negozio, mi diamo su un pezzo di freddo, fa giù. Quindi, però, dico, la cosa importante è cercare invece di accavallarsi risorse e consentire sicuramente un lavoro di soluzione. Perfetti, volevo brevemente, perché coglievo l'occasione pure l'assessore Fogiva, cioè anche a fare una ricerca per approfondire le qualità di finanziamento sia per quanto riguarda le aziende, soprattutto anche per quanto riguarda le aziende, cioè, credo che ci siano dei difficili posti quando ma l'assessore ci ha chiesto quelle che sono le cose in bilancio, no, il servizio esprimerà per le esigenze del PAN i costi e dirà serve questo e i vari uffici si dovranno attivare per cercare appunto, come diceva lei, di reperire, di immaginare quelle che sono le risorse per mantenere il regolamento. Siamo solo all'inizio, deve passare in bilancio. Faceva l'esempio di una persona che voleva fare la festa di laurea in diritto, bisognerà modulare il meccanismo di offerta nel mercato, quali sono le tipologie. Io credo veramente la festa di laurea non si può fare, no, però per dire ci possono essere prima sentivo il 60% di distanza saranno individuati. Sì, perché c'è una norma di riferimento che, essendo questa una struttura diciamo museale, scritta. Non più del 60% possono essere destinate all'utilizzo per eventi o cose. Sia come tempi che come. E non sono stati individuati già questi spazi, ovviamente saranno pesati al primo al secondo piano, se è stato. Sì, il piano di sale, la sala conferenze. Insisto ancora, così come il affitto per 600 euro del locale piano del... No, la fondazione pagava qualcosa, un comodato giusto così, insomma. Suppongo che sia stata una concessione con una sorta di comodato non formalizzato, giusto gratuito e i rapporti con la forza. Questo lo dovete immaginare. Poi un'altra cosa, mentre invece pensavo, un uso un po' più consono, ma allargare l'orizzonte delle occasioni e delle possibilità, come noi in Commissione Cultura abbiamo ospitato questa persona piena di entusiasmo, non so se hai conosciuto Fabio Brina, no, abbiamo già licenziato questo Soare della Moda. Sì, esattamente. Della Moda. Io proprio mi sono permesso in commissione di lanciare l'idea, visto che lei potete utilizzare il percorso di via di libro, di acquisti,
di poter prevedere l'utilizzo, la possibilità di utilizzare alcuni spazi del PAN per poter lanciare questo grande progetto di Napoli come arte espressione della moda, ma di alta moda. E ovviamente lei punta su questo percorso, perché qua abbiamo le migliori firme marche. Potrebbe invece immaginarsi invece la possibilità di coniugare questa legge, se si dovesse ormai formalizzare, cercare di arricchirlo e renderlo qualcosa di in qualche modo continuativo nel tempo, cioè nel senso, lei fa l'evento non rimanga un fatto isolato, ma possa battezzare l'immagine del PAN non più come palazzo delle arti, ma palazzo delle arti e della moda e dell'alta moda. Quindi ecco, se io domani ho capito, però siccome ci troviamo, mi presente che io sono perché il bello non deve stare solo a via di Sinistra, sì. Quindi ho contestato il fatto, però capisco che qua c'è il bello in assoluto che regna sovrano per l'immagine. Qui c'è l'immaginario, c'è la Napoli insomma, che è una carta. Però avere un laboratorio. C'è una fondazione Mondragone che è il Museo del Tessile, il centro della moda a Napoli. Avere un laboratorio che possa essere. Ma avere un laboratorio che possa. Splendido, che già, una chiesa, bellissima, chiesa, proprio in questo senso qua. Ha già una destinazione su questo, e sarebbe una realtà da valorizzare. Questo può essere. E se le forze imprenditoriali importanti della città che si arrivano alla moda, che sono marche importanti a livello nazionale, facessero rete tenuta ben segreta, ma qua ci stanno tanti di questi segreti. Io l'ho detto da agosto, non hai visto l'intervista da luglio sui giornali. Anzi, sono diventata cattiva, queste cose le dobbiamo dire così, le sanno tutti. Sì. Arrivederci, ciao di nuovo. C'è un gradino. Secondo me da trovare quello di Montesanto. Mi è piaciuto la. Come ragazzi, ma voi uscite da quella sera. Qua è dove? Ti racconto un po' una cosa. Qua bisogna entrare in sicurezza, perché qua c'è un impianto di estinzione incendi a gas inetti. Ho visto pure le bombe. Per cui in realtà. Certo, ma poi non tutto qua. No, praticamente rimaniamo con le unghie e al vetro, perché si bloccano le porte e si consuma l'aria. Questi sono tutta una serie di supporti. Aspira tutta l'aria. Ma no, sostituisce l'aria, quindi estingue il fuoco. Per mancanza di ossigeno. No, perché in mancanza di ossigeno non. Perciò ho fatto una disposizione per la quale quasi può accedere solo. Ma deve essere qualcuno, no? Ma deve essere qualcuno con la porta aperta, che mantiene la porta aperta. Che mantiene la porta aperta. Ah, sì. Che ha ancora la porta. Quindi si può entrare, ovviamente, in tantissimo.
purtroppo no, purtroppo non può essere più, bisogna cambiare il sistema volendo utilizzare. Però questi sono ambienti significativi. Prego, prego. Sul discorso di Ugo, il PAN ha funzionato dal laboratorio civico, ha fatto quest'altro minuto, sulla questione di Ugo, perché i ragazzi di Ugo precedentemente, prima dell'estate eccetera, avevano diciamo simbolicamente occupato il palazzo, che loro fanno un discorso di apertura della cultura e dei luoghi della cultura alla moltiplicazione delle opportunità, no? Loro lavorano su questo. Di fatto, dopo l'estate, è iniziato un rapporto, una sorta di laboratorio, io lo definisco come un'alchimia civica che c'è stata, per cui loro si sono trasformati in sostenitori della struttura, non so se rendo l'idea, alla quale fanno riferimento utilizzando gli spazi come tante altre realtà per fare produzioni artistiche e di fatto autopromuoversi come artisti fuori dai circuiti canonici, fuori dalla filiera classica e quindi creando di fatto un'alternativa e sono attaccatissimi alla struttura. Quindi si è trasformato il rapporto con, diciamo, chiamiamolo bene comune una volta in maniera appropriata, no? Cioè il PAN sta diventando un bene comune seguendo questo percorso. Queste, vabbè, qua ci sono tutta una serie di stratificazioni che vengono in fissi, noi bisogna capire da dove vengono, perché non è che è tutto molto semplice da... Questo materiale che è stato, diciamo, tolto... Questo sembrerebbe che sono dei controinfissi interni del PAN, sembrerebbe, perché gli altri non... Perché, cioè, questa, diciamo, quando l'hanno ristrutturata hanno tolto questi... No, sembra che questi sono successivi, questi erano dei controinfissi interni che servivano per oscurare, e poi alcuni dei curatori, qua stiamo facendo la raccolta di banner, attraverso i banner utilizzati nell'esposizione, sta venendo fuori una sorta di banneroteca, fatemi passare questa biologia, che è carino, perché Alberto, che sta curando l'ordine della mediateca, il nostro fotografo, sta facendo questo tipo di lavoro, recuperando veramente pezzi di storia del PAN, perché attraverso i banner, sembra banale, che venivano o abbandonati o buttati, tu ricostruisci proprio la storia, alcuni sono disegnati molto bene, sono delle vere e proprie... Poi abbiamo riunito... chiedo scusa... Sì. Fabio. Mi volevo un dubbio, sto materiale che spesso è il materiale che vediamo di proprietà delle stesse associazioni o di colore quali promuovono questi eventi, questi, ma rimangono giusto per il periodo in deposito, sì, stesse strutture, sì, e poi, che poi se le porto, cioè non è che hanno fatto un deposito personale, no, no, di propria vita, no, no, no. Cioè per esempio questa cosa che c'è del rock qua, ma lei li hanno portati, li hanno portati, li hanno portati perché hanno chiuso una lunga e ricca iniziativa che ha riscontrato un grandissimo successo, che si è chiusa poco fa e stanno per organizzarne un'altra, quindi per questo motivo già, sì, poi dopo o va comunque via, a volte possono rimanere anche giusto il tempo che poi loro hanno la possibilità di trasportarlo eccetera, diciamo che è un vano di servizio in qualche modo, ma non ci sono occupazioni stabili, no. Questo, no. Questo è interessante perché questo qua è, sono tutti i cataloghi di tutte le varie manifestazioni che si sono tenute nel tempo, che abbiamo riunito tutti quanti in questo ambiente, in modo da concentrarli tutti quanti insieme. Era un po' dappertutto, no? Un po'... E li abbiamo razionalizzato la cosa, perché c'è in particolare una collega che in questo periodo sta in un lungo periodo di malattia, vabbè, non entriamo in merito, che in realtà utilizzava questi sono tutti doppioni di cataloghi, utilizzava questi cataloghi per fare scambio e quindi arricchire la biblioteca a costo zero, quantomeno al costo della spedizione. Quindi lei è in contatto con tutta una serie di fondi bibliotecari, editori, collezioni, sì, che ne so, e fa lo scambio, cioè do uno e mi mandi uno, e in questo modo è riuscita piano piano nel tempo a incrementare la biblioteca, che conta al momento sotto i 4.000 pezzi.
tra cataloghi, anche cose molto particolari che questi sono feedback che ci dà l'utenza. La biblioteca l'abbiamo riaperta ufficialmente da poco, lunedì, martedì e mercoledì, grazie anche alla stagista del progetto Fisso, dopo un lungo periodo lavoro di riordino, sponderatura, riorganizzazione, abbiamo recuperato gli scaffali, quindi non abbiamo scaffalato la, quella parete che era alle spalle dell'assessore con quegli scaffali molti. No, veramente abbiamo finito la... Io sono in questa esperienza, vado giù a mangiare. No, c'è di tutto, guarda. La tavola di tutto. Ma sai dove ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo in un deposito abbandonato. Io ho fatto prima la... Prima la raccolta, capito, in un unico punto di tutto il materiale. No, ma questo era sparso tutti i pannelli. Questa qui, noi abbiamo 7 pannelli che io ho portato a Roma. Sì. A Roma per il forum della pubblica amministrazione nella tavola strada.